con Lamberto Magrini, un successo sofferto nel finale, ma io direi meritato. Un Grosseto che ha contenuto nel primo tempo, ha colpito al momento opportuno perché era una partita piuttosto equilibrata. Nel secondo tempo, sfruttando la pressione nero-verde, una ripartenza sembrava aver chiuso i giochi. Poi quella rete, vogliamo rivederla perché in tempo reale ci è sembrato un fallo su Ciolli abbastanza evidente. Insomma, un po' di sofferenza nel finale, ma tre punti pesanti su un campo dove pochi vinceranno. Ma sì, hai analizzato bene la gara, mi dispiace per il gol subito, perché quello che dica, ragazzi, dovevo leggere la situazione, che era che l'arbitro a un certo punto non ci ha fischiato più un fallo a favore nostro su Moscati, 3-4 falli netti non fischiati a loro, in prossimità della loro metà campo li fischiava tutti, quindi lì dovevamo essere un pochino più attenti, più battaglieri, non dovevamo mollare alla prima spinta perché l'arbitro non ci ha fischiato nulla al secondo tempo. Però, come hai detto te, sono contento perché abbiamo concesso poco niente all'avversario, come sempre, perché il reparto difensivo dà ampie garanzie. Mi dispiace per quel gol su palla inattiva dove c'è stato un fallo sicuramente, però ripeto, l'arbitro era già mentalmente per non fischiare nulla a favore nostro e anche in questa occasione ha lasciato correre e ci ha penalizzato, però pazienza, l'importante era i tre punti vinti su un campo, non so se è difficile o meno, però vincere fuori casa è sempre difficile. No, a me sembra, anzi, gli elementi che sono entrati nel secondo tempo hanno portato vivacità tra i neroverdi. È una squadra che, insomma, ha elementi come Correa. Ricordavamo durante la nostra radiocronaca che Correa è autore al tempo. Scusami, tu non c'eri, fece doppietta del Grosseto in un famoso 2-2 in Serie C1 2006-2007, quello della cavalcata in Serie B, pareggio, reti di Darrio dell'1-1 e poi 2-2 di Amore. Quindi per noi è un giocatore importante, però oggi, insomma, Grosseto ha messo un sigillo, credo, fondamentale in questa corsa alla salvezza. Prima arriverà, poi dopo vedremo quello che succederà, chiaro. Benissimo, sì, hai detto bene. Intanto tre punti. Loro hanno inserito al secondo tempo Correa, anche Bertolucci, che è un esterno sinistro molto, molto bravo, che ha calcato campi di altre categorie, non di Serie D. Correa stessa cosa, quindi loro hanno fatto dei cambi importanti. Noi l'abbiamo contenuti, penso, bene, perché il reparto difensivo si muove bene. E su tiri, su azione, non hanno mai calciato in porta, l'abbiamo controllati benissimo. Ecco, dovevamo essere un po' più attenti a non commettere quei falli tipo l'ultimo Boccardi, spalle girate, perché è quello che cercavano loro, fare fallo per mettere sta palla in mezzo e creare situazioni pericolose. Però sotto il profilo del gioco non ci hanno mai creato difficoltà, hanno tenuto, ci hanno fatto più pressione, noi ci siamo difesi sulla nostra metà campo, questo è vero, però altrettanto vero che abbiamo concesso poco o nulla. Io credo, per concludere, una prestazione da squadra che comincia ad acquisire la giusta mentalità della categoria e di se stessa. Questo è il mio punto di vista, partita di spessore e tre punti pesanti. Sì, tre punti era l'obiettivo, perché volevo vedere e voglio vedere ancora che ancora c'è qualcosa da rivedere sotto l'aspetto tecnico, perché abbiamo sbagliato troppe palle, però caratterialmente ci siamo, abbiamo lottato 90 minuti, 95 con i 5 minuti di recupero, quindi bene, adesso sono contento, penso che sono contente anche sia la società, perché insomma non è che abbiamo costruito una squadra che dove vai devi vincere, abbiamo costruito una squadra con ragazzi giovani che ovviamente poi quando c'è pressione dell'avversario può anche subire, però siamo stati attenti, concentrati su tutte le palle, le abbiamo ribattute con tempismo, con carattere e determinazione, questo è importante. Grazie mille. Prego.